Wattai a tutti ciurma e benvenuti Reggio Carina in questa nuovissima reaction. Ebbene ragazzi, era tempo di tornare anche con le reaction e quest'oggi su cosa facciamo la reaction? Perché io ho scoperto soltanto ieri, per voi sarà due giorni fa perché sto registrando il video di sera, lo carico tra me. Ho scoperto soltanto ieri ragazzi che è in fase di sviluppo un nuovo Outlast. Abbiamo capito, ci siamo capiti benissimo. Sì, l'ho detto, ho detto proprio quel nome lì. Ho detto proprio Outlast. È in fase di lavorazione, ragazzi, in fase di sviluppo. Non si chiamerà Outlast 3, a quanto pare si chiamerà The Outlast Trials. Così è indicato il titolo nel trailer che stiamo per guardare. È proprio un official teaser trailer, ragazzi. Tra l'altro questo è stato caricato il 13 giugno 2020, per cui, oh mio Dio, io come al solito devo arrivare sempre in estremo ritardo. Io ringrazio Ninja alias Marco per avermi fatto questa segnalazione, perché è stato lui effettivamente a farmi praticamente scoprire che questo gioco c'è, esiste, lo stanno facendo e abiterà probabilmente in futuro, quando uscirà, i miei incubi. Perché è chiaro già da adesso, ragazzi, che lo porterò come serio. Insomma, qua non c'è neanche tanto bisogno di starla a dire, starla a spiegare. Che avendo portato le serie su Outlast e Outlast 2 e avendo vissuto anche parecchi spaventi, davvero brutti, brutti spaventi, ragazzi. Ma che succedesse tutto ciò? Veramente ho ricordi brutti dei due Outlast, perché sapete che ho giocato diversi giochi horror comunque nella mia vita e gli Outlast veramente li metto nella categoria forse di quelli più spaventosi, o perlomeno che più magari sono stati capaci di farmi provare ansia e di farmi appunto spaventare. Io non so se voi siete d'accordo, se voi li avete giocati, non li avete giocati, se magari li avete soltanto guardati da me. Fatto sta che appunto ragazzi, i due Outlast mi hanno fatto sudare, mi hanno fatto stracagare nelle mutande. Ho dovuto cambiare veramente tante paia di mutande a causa degli Outlast, per cui non potevo far mancare ovviamente ragazzi sul canale questa reaction. Guardiamo questo trailer insieme, dura soltanto 1 minuto e 32. Dopodiché non so se è stato caricato anche una sorta di gameplay o cose del genere. Dopo la reaction al trailer, se riesco a trovare qualcos'altro ovviamente riguardo questo gioco in produzione, lo guarderemo insieme. Non perdiamo più tempo, ragazzi, andiamo a guardarlo. Perché ci devono mettere sempre i dischi? È tipico. Ah, però non è musica classica stavolta. Di solito ci mettono la musica classica. Tempi del Covid, eh? E beh. Rubetta, quasi quasi preferi aver visti. Che c'era di nuovo quello? Oddio mio. Night vision device fully operational, sir. Excellent. Bring in the other subjects. Ottimo! Che meraviglia! Sicuramente ragazzi, cioè ovviamente abbiamo visto pochissimo. Credo che si preannuncia una gran bella bomba, ragazzi. Allora, Outlast 2 per certi versi mi era piaciuto un po' meno del primo Outlast, però insomma, come vi ho detto poc'anzi, mi aveva colpito comunque in egual modo, per cui secondo me, da
questo pochissimo che abbiamo potuto vedere, ragazzi, si preannuncia tanta bella roba. E quindi, insomma, è Outlast. Cioè, abbiamo sta visione notturna. E se corre, se scappa. E, insomma, è Outlast. L'aria che far respirare proprio quella di Outlast. Cioè non posso dire tanto altro, ovviamente, perché appunto il trailer dura pochissimo, però sembra promettere bene. Credo di aver trovato il trailer del gameplay. Ok, infatti dura 3 minuti, quindi in questo trailer dovremmo poter un attimino farci un'idea di come sarà appunto il gameplay di questo nuovo horror. Andiamo a guardarcelo. Sinceramente ho un po' paura di scoprire davvero a cosa si potrebbe andare incontro, ma andiamo a guardarlo. Come on! I want you to know that you are safe. I'm your friend. Certo, sicuramente un amico. Why did you come here? You presented yourself as able-bodied and eager to make improvements. Wicked child! Gesù! Gesù, Giuseppe, but pure Maria! Don't fight the process. I'll learn you! We're all working to unlock your potential. You can't hide from me. Your new self. A better self. A productive member of society. Thank you for volunteering for the therapy. Ok, esce l'anno prossimo, quindi. Cioè, oddio, l'anno prossimo, ormai siamo a dicembre. Quindi allora, ok, quindi era meno di 3 minuti, perché quest'altro trailer ovviamente l'abbiamo già guardato. Puh, che dire, ragazzi, che dire. Prevedo, signori, di dover comprare tante altre paia di mutande, perché, porca miseria, anche se abbiamo visto pochissimo. Woohoo! Oh my god, ragazzi, cosa ho appena guardato? Sembra veramente essere davvero molto molto promettente. Vi ripeto, veramente sembra davvero essere, cioè ovviamente il genere è Outlast, nel senso è quello, e non si discute, è spiccicato, non mi sembra di aver notato cose diverse da quello che di solito abbiamo fatto nei vari Outlast, cioè nel senso scappare, saltare, incrociare nemici orridi e spaventosi, inquietanti, raccapriccianti. Poi per carità, magari introdurranno qualche meccanica nuova, non lo so, è molto probabile. Comunque, wow ragazzi, sinceramente parlando e personalmente parlando, mi ispira non poco. Io ovviamente ci tengo a sapere anche il vostro parere, quanto questi trailer vi hanno comunicato, ragazzi. Ci tengo davvero, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Per cui nulla, staremo ad aspettare la data di uscita anche di questo nuovo horror, non vedo l'ora. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. E obdosh a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!